Allora, primo mi sembra giusto che il Presidente del Consiglio, poi vedo anche l'autorevolezza anche del tavolo che c'è, ci sia la possibilità di dire la propria opinione su tema chiaro, non c'è nulla di illegale, i vitalizi sono stati aboliti, per il futuro ci sono quelli in essere su cui un tavolo di lavoro autorevole sta lavorando e prima di questa conferenza stampa in un'altra occasione il PD con un esponente del tavolo Brambilla diceva che si sta lavorando a un'ipotesi sui 3.100 euro sopra sotto per vedere se è possibile intervenire. Però la prima questione è accettabile che ci siano anche legalmente delle persone che hanno versato così pochi contributi e che continuino a prendere pensioni di questo tipo? Lo dico perché c'è un ordine del giorno al quale, se non mi hanno dato informazioni sbagliate, PDL e Lega votarono contro quando fu votato in consiglio che chiedeva di intervenire anche sul passato. Prima domanda. Seconda domanda. È vero, cosa che ho appreso prima, che non esisterebbe nemmeno una banca dati e che si sta procedendo col cartaceo, con i cedolini a cercare di capire chi le prende e chi non le prende? E queste sono sostanzialmente le... Come? Allora rispondo. Però facendo una premessa, che appunto i pettegolezzi del sottoscala hanno poi l'effetto di essere un po' imprecisi. Quello di cui si sta parlando è questo, i vitalizi in godimento. Allora, cosa sta facendo il gruppo di lavoro? Beh, prima di tutto ha fatto una ricognizione, ha chiesto agli uffici di predisporre una documentazione che permettesse di avere un quadro della situazione in essere. E questa è la documentazione che è stata fornita al gruppo di lavoro come materiale di lavoro, forse anche con la necessità che su questo materiale di lavoro ci potesse essere quel grado di giusta riservatezza che quando si discute di un tema è forse opportuno per poter fare una riflessione pacata. Qualche membro del gruppo di lavoro ha ritenuto di pubblicare la sera stessa sulla propria pagina Facebook quei materiali. Gli uffici valuteranno se questo comportamento è rispettoso delle regole oppure no. Io mi permetto di fare una valutazione di opportunità. È anche un po' sorprendente che il Movimento 5 Stelle, che aveva scelto di non partecipare a quel gruppo di lavoro, poi ritorna nel gruppo di lavoro e appena arriva una documentazione su cui riflettere, la pubblica rendendola. Non che ci sia. Io non sono contrario a rendere noti questi dati. Ah, si possono. Sono contrario a un certo uso di questi dati. Per esempio, quello che ha fatto oggi un noto quotidiano nazionale, dove un altrettanto noto giornalista della cronaca di Milano ha fatto un pezzo dal titolo Regione esplode lo scandalo delle pensioni. Non credo sia esploso proprio nulla quest'oggi. Sono stati forniti delle informazioni che peraltro lo stesso uffici hanno detto essere ancora oggetto di approfondimenti e verifiche. Quindi è accettabilissimo. Maroni ha detto che è uno scandalo, invece per Cattaneo è accettabilissimo che ci sia un'altra semplificazione. Allora la mia domanda era un'altra. Per Cattaneo è innanzitutto importante sottolineare come questo Consiglio regionale stia lavorando coerentemente con il mandato che ha ricevuto, che ha dato l'Aula, a una rivisitazione al ribasso anche dei vitalizi già in godimento. Questo mi pare il fatto che forse meriterebbe di essere sottolineato. Come sarà fatta questa proposta? Beh, abbiamo bisogno di fare un approfondimento. Quello che abbiamo visto l'altro giorno è il primo materiale informativo, neppure completo, per fare questo approfondimento. Questo materiale informativo era accompagnato da una proposta degli uffici tecnici di ridurre i vitalizi dell'importo più alto. Peraltro non stiamo parlando di, diciamo, importi da pensioni d'oro, ecco, non ci sono vitalizi da 47.000 euro, stiamo parlando di importi chinetti più alti, sono importi significativi, per l'amor del cielo, ma i più alti arrivano intorno ai 4.000 euro. I più bassi sono meno di 1.000 euro, quindi stiamo parlando di un importo di questa dimensione. Nel corso della discussione si è valutata l'opportunità, per esempio, di introdurre altri criteri, non solo di ridurre i più alti, ma di valutare il rapporto tra quanto è stato versato e quanto è stato ricevuto. Mi sembra un criterio condivisibile che io stesso ho ritenuto opportuno aggiungere a quelli che gli uffici devono considerare per fare una proposta. Siamo però in una fase di discussione.
di approfondimento e di elaborazione di un'ipotesi.